Il nostro ufficio si chiama Pari Opportunità, Tutela delle Differenze e Contrasto alla Violenza di Genere. Ci occupiamo di promuovere le pari opportunità a 360 gradi, ovviamente contrastando un fenomeno che è dilagante, che è la violenza di genere. E le nostre progettazioni che coprono tutti i target delle scuole, quindi vanno dalla infanzia fino ad arrivare alle scuole superiori, si occupano di tutte queste tematiche. Donne e uomini in pubblicità, si tratta di un laboratorio condotto direttamente dalle operatrici dell'ufficio Pari Opportunità. Si parte dall'analisi delle pubblicità e si riflette su come vengono rappresentati i ruoli di genere. Poi utilizziamo anche comunque ad esempio lo sport per creare inclusione e combattere il bullismo, così come anche la lettura e anche un, diciamo, metodo di peer education, quindi comunque dare tutti gli strumenti alle nuove generazioni per avere un occhio critico per quanto riguarda gli stereotipi di genere e anche un po' di prevenzione verso la violenza di genere. Ci sono delle novità rispetto all'offerta dell'anno scorso? Diciamo che ci sono molte conferme, perché le attività che abbiamo proposto l'anno scorso comunque hanno avuto un grosso riscontro. Una novità è presentata da un progetto di scuola Cassero rivolto alle scuole medie, alle scuole superiori, che parla proprio del contrasto degli stereotipi e di tutti i tipi di discriminazione, promuovendo anche un'attività di peer education. Noi siamo il centro Riesco, che nasce da due centri che si sono uniti, il CDLEI, che lavora sull'educazione interculturale, e il LabDocForm, che lavora sulla documentazione e formazione. Quindi noi offriamo alle scuole, diciamo più che altro, la formazione per gli insegnanti sul sistema formativo integrato, quindi da 0 a 18 anni per il pubblico e per il privato. Sta per uscire sul nostro sito, quindi sul sito del Comune di Bologna e Centro Riesco, il piano dell'offerta formativa. Ci sono, diciamo, tante aree di intervento, sicuramente una parte forte la fa l'educazione interculturale e i progetti legati all'educazione interculturale, ma abbiamo anche tante altre offerte come l'educazione alla morte, ad esempio, che negli ultimi anni è sempre stato uno dei nostri must, e poi come servizio comunque forniamo la mediazione linguistica e culturale alle scuole e l'italiano come L2 sempre alle scuole di ogni ordine e grado. Canicola è un'associazione casa editrice su Bologna, attiva dal 2004 e si occupa di fumetto di ricerca di giovani autori a livello nazionale e internazionale. E all'interno di Canicola Bambini si sviluppa il progetto dalla parte delle bambine, che ha un cappello più ampio e si rivolge a un pubblico di adolescenti e piccoletti. Nello specifico, il progetto, che è sostenuto anche dal Comune di Bologna, copre la fascia d'età ultimo anno di materna, prima, seconda e terza elementare, e attraverso dei laboratori, attraverso il linguaggio del fumetto e quindi la promozione alla lettura, andiamo ad affrontare temi di identità, relazioni, emozioni per una grammatica dell'affettività, con obiettivi di inclusione, quindi andiamo a ragionare in classe con i bambini su quali sono le differenze, quindi valorizzazione delle differenze tra maschi e femmine, e partiamo sempre dalle loro esperienze, inserendoli sempre in un percorso di storie. E poi andiamo sulla parte pratica, per cui poi dopo realizziamo con loro dei veri e propri piccoli albi artigianali dove loro mettono il loro trascorso storico, insomma il loro vissuto.